Tre motivi per scegliere la Sapienza. Primo motivo perché è uno degli atenei più grandi e che permette una scelta molto ampia fra i vari percorsi formativi. È una struttura grande, prestigiosa e affascinante. Quale dovrebbe essere il ruolo della ricerca all'interno della Sapienza? Dovrebbe essere predominante. L'elemento fondante, non solo per la ricerca ma anche per la didattica. Il fattore di innovazione per lo sviluppo. Chi è lo studente della Sapienza? Sicuramente uno che non ha paura delle grandi folle. Esaurito, si può dire. Un ragazzo che pensa di cambiare il mondo e inizia dall'architettura. Chi è il docente della Sapienza? Una persona impegnata. È la persona che ha sposato la Sapienza come istituzione per formare i giovani del domani. Perché scegliere questa facoltà? Perché è una facoltà che dà una cultura ampia e multidisciplinare. Perché è una facoltà anche divertente e soprattutto perché è una facoltà che ancora oggi riesce ad avere appeal nei confronti del mondo contemporaneo. È quella che ancora attualmente offre un ventaglio di possibili sbocchi e formazioni che è il più ampio. È una facoltà dove hanno insegnato, non so, Giovannoni, Foschini, fondata nel 23 come scuola di architettura. E poi hanno insegnato qui Quaroni, Zevi, Saverio Muratori, insomma, grandi architetti che ovviamente hanno lasciato un segno non solo nella storia dell'architettura ma anche nella didattica. Tre aggettivi che la caratterizzano. Bella, entusiasmante, formativa, faticosa, a volte caotica. Un consiglio a chi si iscrive? A chi si iscrive che lo faccia il più possibile con motivazione. Di ritagliarsi subito un percorso autonomo dentro alla facoltà perché bisogna imparare l'architettura non solo dentro questi quattro muri e poi di munirsi di un buono scalimetro. Studiare, studiare, studiare. Un consiglio a chi si laurea? Andate un anno all'estero subito dopo. Beh, non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà del mondo del lavoro e perseguire un obiettivo estremamente. Quali prerequisiti deve possedere lo studente ideale di questa facoltà? Deve avere la caratteristica dell'uomo Faber, cioè dell'uomo cioè che trasforma in oggetti, in prodotti, dei bisogni. Ma io credo che lo studente che si iscrive a questa facoltà deve avere una solida cultura generale, questo è anche una grande curiosità. Cosa sogna la notte un architetto? Deve figurarsi un mondo che sia la proiezione di quello che introita durante il giorno, ma non la sua replica. Carton legno, plastici. Si sta progettando, continua a pensare al progetto, perché è un lavoro incessante. Di costruire. Qual è il motivo di vanto della sua facoltà? La sua storia e anche la volontà di, pur rimanendo nell'ambito della tradizione, di innovarsi. Essere erede diretta della prima scuola di architettura superiore in Italia nel 1920. Come disegnerebbe la sua facoltà? Come il museo di Bilbao di Gheri. Colorata, di vetro. Bah, io ci metterei un pochino più di viola. Perché un'azienda dovrebbe assumere un laureato di questa facoltà? Perché diventa più competitiva. Siamo molto preparati e possiamo cavarcela in tutti i settori, da quello economico, giuridico, al più classico dell'architettura. Perché è una facoltà che comunque fa una selezione, quindi i ragazzi che escono da questa facoltà sono già preparati comunque sia a svolgere un lavoro che sanno già che li impegna. A chi vorrebbe progettare la casa? A Fuxas, Gheri o Piano? A Renzo Piano sicuramente. Con Renzo Piano. Gheri. A Frank Gheri per fargli provare la vertigine di una casa regolare. Non mi sento proprio a livello di poter progettare una casa a dei maestri come loro. Direi a Fuxas perché gli altri due sicuramente se la sanno fare da soli. Thank you.
Thank you.